Grazie per questa occasione di incontro, di confronto e grazie per aver ricordato la rete, perché noi viviamo, io vivo tali valori come la rete del terzo millennio, cioè gli stessi valori, la stessa tensione etica, la stessa tensione morale in un tempo che è cambiato. E colpisce pensare come oggi, quando qualcuno parla della rete, ne parla con dolcezza, con rispetto anche a coloro che la criticavano con cera. Come si ricordano i primi anni di liceo, il primo viaggio all'estero, il primo amore, è un'esperienza politica che sia ricordata con questa dolcezza è certamente meritevole di essere richiamata. Normalmente la politica si ricorda, e la rete era aspra, si ricorda con un'esperienza aspra, dura, e invece incontri persone che quando esisteva la rete la osteggiavano e adesso ne parlano con rispetto, quasi rimpiangendola. E il Tele Valori oggi vive esattamente gli stessi valori, la stessa tensione etica, in una situazione che però è radicalmente peggiorata. Il 2010 rispetto al 1992 è catastroficamente peggiore. Intanto perché voglio ricordare che nel 1992 noi riuscimmo ad abolire l'immunità parlamentare. Nel 2010 si introducono i lodi e le impunità. Voglio ricordare come nel 92 sostanzialmente c'era mafiopoli e tangentopoli e oggi abbiamo invece conflittopoli. Proprio oggi si è scritta un'altra pagina vergognosa della vita del nostro paese con l'approvazione del decreto Berlusconi-Percolasso, con l'approvazione di un provvedimento che è un monumento al conflitto di interessi. Io ho appena consegnato al mio editore tedesco un libro che uscirà a marzo, nel quale racconto questi 10 anni, dal 2000 al 2010. E mi è sembrato opportuno iniziare con il primo capitolo che recita così, 2010. Indagini sulla mafia, macchinazione. Magistrati comunisti, Berlusconi, santo. E in questo libro ho dedicato un capitolo all'elogio della vecchia tangente. Pensate com'era bella la vecchia tangente. La scomparendo. Sì, c'è ancora uno che ci va a trovare con 5.000 euro sotto Palazzo Marino a Milano. Ma voi pensate che oggi il problema della corruzione nel nostro paese sia la tangente? La tangente è qui non va a fare. Da tangente si può difendere, ti puoi difendere reato, poi dal procuratore della Repubblica. Ma come ti difendi dal conflitto di interessi? Che non è reato. E che qui è un sistema. È diventato normale che ci sia un politico che ha un albergo, ci sia un politico che ha una clinica privata, ci sia un politico che ha un'impresa appaltatrice l'uno alla moglie. E io che ho un albergo, io che ho una clinica privata, io che ho un'impresa, come faccio a vincere la concorrenza se il mio concorrente è un politico da cui dipendono i contributi degli alberghi, i contatti con la pubblica amministrazione, le convenzioni con la regione e le cliniche private? Questo provvedimento oggi approvato è un monumento a conflittopoli e non riesce a difendere da questo terribile, terribile imbarbarimento del nostro paese. Le tangenti ci sono a Parigi, a Berlino, a Madrid, ma a Parigi, a Berlino, a Madrid non c'è il conflitto di interessi in città. Che è diventato una cultura. Nel 96-2001, quando il centro-sinistra aveva la maggioranza, non approvò la legge. Guardate, non dobbiamo soltanto criticare il centro-sinistra perché non l'ha fatto,
dobbiamo riflettere in maniera più profonda il segnale che viene da questa mancata approvazione. Questa mancata approvazione dimostra che il conflitto di interesse è diventato una cultura. Siamo circondati dai Berlusconi di condominio, dai Berlusconi di borgata, a destra, ma non anche a sinistra. Per cui quel Parlamento che avrebbe dovuto approvare il conflitto di interesse, la legge che limitava il conflitto di interesse, che impediva il conflitto di interesse, non l'ha approvato perché non si è visto mai un tacchino organizzare il cenone di San Silvestro. Il che dimostra quanto sia diffuso questo imbarbarimento culturale. Così come in tanti abbiamo commentato con disgusto la risata alle 3 di notte del 6 aprile di un imprenditore che rideva avendo avuto notizia del terremoto in Abruzzo. Ma il fatto che qualcuno rida, con una iena che ride, sulle disgrazie degli altri, sulle morti di migliaia e migliaia di persone, attira la sua insensibilità. Ma dietro questa insensibilità umana ci sta un dato funzionale drammatico. Quell'imprenditore sapeva che essendoci il terremoto l'appalto era suo. Capite che significa? Cioè significa che non c'è più regole di mercato, non c'è più concorrenza, non c'è più competizione, non c'è più gara per la migliore offerta nell'interesse pubblico. Ecco perché io credo che l'Italia dei Valori ha da svolgere una funzione straordinariamente importante, perché è un modo per ricordare questo bisogno di tensione etica del nostro Paese. Siamo stati, prima di dire qui, a un incontro molto bello con i giovani federalisti, e abbiamo parlato a lungo di Europa. Guardate, l'Europa è la nostra speranza. Quando mi capita in giro per il mondo di parlare dei guasti dell'Italia, qualche collega universitario mi dice: professore, da quello che lei dice in Europa non c'è speranza, in Italia non c'è speranza. Guardate, in Italia non sarebbe speranza se le Alpi fossero ancora la frontiera dell'Italia. Ma lei forse non è ben informato, le Alpi non sono più la frontiera dell'Italia, esiste l'Europa. Con la conseguenza che quello che oggi in Italia è culturalmente maggioranza, culturalmente non politicamente, che va al di là della maggioranza politica, in Europa per fortuna è minoranza. Non sto dicendo che non riusciremo a contaminare il resto d'Europa con i nostri vizi, sto dicendo che almeno possiamo giocare la partita. Allora noi abbiamo bisogno di collegarci questa dimensione europea, applicando un principio che è l'etica della convenienza. La convenienza. Noi abbiamo perso di vista il valore della convenienza. Noi abbiamo un'idea di convenienza che è legata al io e abbiamo un'idea di convenienza che è legata al presente, senza rispetto del passato, senza speranza di futuro. Se io penso che le cose convenienti sono soltanto le cose che convengono a me oggi, è il disastro del sistema. Noi abbiamo la sensazione di vivere in un mondo, nel nostro paese, l'Italia, dove si è persa la dimensione di comunità della vita, dove ognuno fa la sua corsa solitaria e dove non c'è ieri, non c'è domani, e l'importante è vincere oggi a qualunque condizione. Si distrugge questa dimensione della comunità della vita, si distrugge la dimensione del tempo. E l'Italia si trova oggi in una condizione di straordinaria arretratezza, per questo per noi l'Europa è motivo di speranza e per questo l'Italia è per l'Europa motivo di paura. Hanno paura che ci sia contaminazione del modello.